Ciao a tutti, Pisanna 1, benvenuti in questo nuovo video, anzi dai, episodio 11, GP Ungheria 2014. Beh, iniziamo questa analisi con il primo classificato, ovvero Daniel Ricciardo, qui do un bel 9. Gara molto bella la sua, sta comando per molti giri. Poi i compagni le gomme fresche e un Alonso in difficoltà, riuscito a passarlo a vincere. Una gara molto solida, anche un'ottima qualifica la sua sul tracciato di Budapest dell'Hungaroring. Il 9 è meritatissimo. Molto bravo e va in vacanza con 25 punti importanti e ancora la dimostrazione a tutti che quest'anno, almeno fino adesso, quindi per più di metà campionato, è davanti al compagno. E se il compagno è 4 volte campione del mondo, vuol dire che ci sai fare e sei molto forte. Allora, nel secondo posto abbiamo Fernando Alonso, che qui do un 9 anche a lui, una gara svaloritiva la sua, prende 18 punti, come già anche alle condizioni meteo che sono molto strane, che hanno fatto sì che la Ferrari riuscisse a poter avere questo grande risultato da parte sua. Secondo posto ripreso con i denti da un Hamilton arrembante, come finito ormai, che mandano a casa in vacanza Fernando con 18 punti in tasca e la consapevolezza che la Ferrari si può migliorare, e quando ci sono queste condizioni ovviamente può dire la sua. Quindi un grande applauso a Fernando, che si è fatto un grande regalo di compleanno, ovvero questo secondo meraviglioso posto. Davvero bravo. Allora, al terzo posto abbiamo un grande Lewis Hamilton, che fa una rimonta pazzesca. Partito 22esimo, complice il guasto in qualifica, recupera ben 19 posizioni e chiude anche davanti al compagno. Quindi una gara importantissima, come ha definito lui stesso, una gara per se stesso più che per tutto il team, ma per tutti i problemi che ha avuto doveva rifarsi e si è rifatto secondo me nel modo migliore. Prende 15 punti che lo portano ancora al sosto di Rosberg, visto che ora adesso è a 11 punti dal compagno di squadra. Questo di compagno di squadra, al quarto posto abbiamo Nico Rosberg su Mercedes, che chiude a un secondo e mezzo da scusate, a 5 decimi dal compagno, prende 12 punti. Beh, perde ben 3 posizioni, complice un po' di errore del pit stop, e peccato anche per lui, visto che aveva la, tra virgolette, fortuna. Se il compagno si chiama Hamilton, non è fortuna, per il compagno fuori gioco dopo le qualifiche, quindi il tempo più punti rispetto a lui. Ma vuoi il caso, vuoi la fortuna, è riuscito a ottenere i punti necessari per salire davanti, anzi, in un'occasione più ghiotta, fino ad adesso per allungare, l'ha sprecata grazie anche al compagno molto forte. Quindi per lui non è che sia stato un weekend molto esaltante, anzi, poi per niente, dato che doveva raccogliere più punti possibili, ne ha raccolti molto meno di quelli che sperava di raccogliere. Al quinto posto abbiamo Felipe Massa, che prende un 7, allora lui da un 7,5, che prende un 7 appunto, recupera una posizione, prende 10 punti, finalmente torna davanti al compagno dopo dei weekend schifosi, vedi Silverstone e vedi la Germania, chiude davanti al compagno e poi 10 punti fa morale. È tornato finalmente ad essere il Felipe che conosciamo tutti. Vedremo un po' se la Spa a fine agosto potrà ancora dire la sua, ottenere un grande risultato. Per il momento in questa gara 7, vacanza con 10 punti e consapevolezza che quando vuole e quando non ha impedimenti del tipo incidenti è nettamente più forte di Bottas. Al sesto posto è un grandissimo Kimi Raikkonen, cui do un 7 anche a lui. Prende 8 punti, finalmente in zona punti, una gara solida da parte di Kimi, nonostante una qualifica pessima, però recupera ben 10 posizioni, a testimonianza che sulla pista di Budapest lui va molto forte. Beh, un 7 è giusto. Vediamo un po' se a fine agosto nella sua pista preferita Spa può ottenere anche lì un grande risultato per portare punti al team di Maranello. Al settimo posto abbiamo Sebastian Vettel, guida 6, ha rischiato di uscire la sua testa coda, che per fortuna si è risolto senza particolari danni in pieno rettifilo. Per il resto,
gara nettamente in penombra, difficoltà con la vettura, con tutto, un 6 essere clemente, ma proprio in piena difficoltà Vettel, che non fa bene se un quattro campione del mondo, e soprattutto se il tuo compagno vince la gara. All'ottavo posto abbiamo Valtteri Bottas, a cui do un 6, chiude a 40 secondi da Ricciardo, ne perde ben 6, complice la scelta, scusate no, ben 5, complice la scelta delle gomme medium. Nel secondo pit stop, che lo fanno scivolare indietro, fa quel che può, ma non scende più dell'ottava posizione, quindi gara parecchio in penombra. Chiude davanti al compagno, scusate, dietro al compagno, viene appunto 6, e stavolta è stato meno bravo di Felipe. Al nono posto abbiamo Jean-Éric Vergne, che prende 2 punti, chiude a 58 secondi, 2 punti che fanno male per Toro Rosso. Chiude ancora una volta davanti al compagno, davvero bravo Jean-Éric, soprattutto nel momento della lotta con Alonso, quando gli è stato per parecchio tempo davanti senza avere timori reverenziali, anzi se la gioca, se l'è giocata alla grande, mostrando le sue credenziali e facendo vedere a chi come me ogni tanto storce il naso su di lui, io parecchie volte, che quando vuole sa essere davvero un bravo pilota. Quindi 2 punti, sei giusto, è una vacanza con 2 punti, molto molto bravo. Al undicesimo posto, decimo posto, scusate, abbiamo ultimo di zona punta, abbiamo Jenson Button, sul McLaren Mercedes, che prende 1 punto, perde 3 posizioni, un 5,5. Jenson in difficoltà in una pista dove andava velocissimo e va velocissimo, un casco rosa per ricordare ancora suo padre, che era molto legato a questa pista, a questa terra, che è scomparso appunto a gennaio. 1 punto, chiude davanti al compagno, e buono, anche se mi aspettavo di più, perché le condizioni erano condizioni nel quale lui può far uscire le sue tattiche, la sua strategia, condizioni miste. Però stavolta vuoi la macchina che è un po' in difficoltà, vuoi forse che non era in giornata, riuscito a prendere solamente 1 punto. Al undicesimo posto un bravissimo Sutil, al quale do un 6 perché è riuscito ad arrivare quasi in zona punti, a chiudere a 9 decimi da Button, quindi potrebbe essere anche il primo punto per la Sauber. Davvero molto molto bravo Adrian, chissà che magari il GP di Spa possa portare il primo punto a lui e alla Sauber. Intanto fa davvero un'ottima gara, quindi un 6 meritato. Al dodicesimo posto abbiamo Kevin Magnussen, a cui do un 5,5, anche se recupera ben 9 posizioni, però chiude il compagno, non fa una gara esaltantissima, e beh, poteva dare di più dato che questa pista la conosceva sin dalle formule minori, però tanto che abbia recuperato 9 posizioni rispetto alla qualifica brutta che ha fatto al sabato. Al decimo posto abbiamo passato Maldonado, chiude 84 secondi, recupera 7 posizioni, bravo, gli do un 5 perché comunque non è stato, diciamo, molto molto bravo, però almeno ha portato la macchina negli stessi giri del vincitore, quindi già quella è una cosa buona. Al 14° posto abbiamo Nick Kvyat, che è il primo dei doppiati, perde 4 posizioni, quindi mi tocca dargli un 5. E è parso parecchio in difficoltà. Beh, peccato, anche perché era partito nei primi 10, quindi ha fatto tutto sommato una buona qualifica, però non ci è riuscito a mutare in un risultato a 0 punti in gara, cosa che invece ha fatto il suo compagno di squadra. Beh, capitano nelle giornate no, spero che sia in qualifica che in gara Spa possa fare molto molto meglio, perché è una cazzo di belle speranze davvero, e poi se lo merita. Al 15° posto abbiamo Jules Bianchi, che chiude a un giro anche lui, rimane 15°, da un 4,5, molto molto bravo a rimanere comunque ancora in corsa senza problemi. Cosa dire, 4,5, vedendo anche la macchina che guida.
un ottimo risultato. Ultimo dei classificati, Max Chilton, 16° posto, che è un giro, recupera le posizioni, 4 e mezzo anche a lui, bravi dei due Marussia perché sono gli unici tempi piccoli arrivati al traguardo, in mezzo alla falcidia di nomi illustri che hanno colpito questo Gran Premio. Iniziamo la falcidia con Esteban Gutierrez, che si ritira al giro numero 32 per un problema all'Energy Recovery System, quando era partito 13° e avrebbe potuto fare, secondo me, meno del compagno. Quindi se il compagno ha dato un 6 di incoraggiamento, a lui fino a quel momento sento di dargli un 5, anche se la gara sarebbe stata molto lunga, quindi ho avuto azzardato. Poi abbiamo al giro 24 Kamiko Bayashi, mentre era partito in già 7ª posizione per un problema alla pompa di benzina. Beh, peccato perché stava comunque andando abbastanza bene. Però vabbè, capita, e purtroppo non ha potuto lottare con le Marussia, quindi senza voto perché è ritirato al giro numero 24. La gara era molto molto lunga. Sergio Perez è ritirato al giro 22 per un contatto contro la barriera del rettifilo, mentre era partito in 16ª posizione. Scusate, no, in 12ª posizione, stava facendo davvero una buona gara, senza voto perché va davanti ancora più di metà, più di 3/4 di gara. E beh, fa male perché ha potuto prendere punti importanti, soprattutto perché lui come il compagno hanno portato 0 punti alla Force India. Poi passiamo al compagno, che è Nico Hülkenberg, che è stato al giro 14 per un incidente, un contatto con il compagno, mentre era partito nono, sarebbe potuto ancora andare in 0 punti, cosa che non ha fatto purtroppo. È entrata la sua striscia di arrivi a punti, l'unico che ce l'ha fatta per il momento, salvo scongiuri, faccio le corna, non vedete ma sto facendo, è Fernando Alonso, quindi beh, senza voto, davvero un peccato per lui, avrebbe potuto fare davvero un'ottima gara, e mi dispiace perché il primo ritiro di stagione è sempre male, dopo poi molte gare in cui va in zona punti, beh, ci rimani davvero male. L'altro ritirato è Romain Grosjean al giro 10 per un incidente, senza voto. E ultimo ritirato è Marcus Ericsson al giro 7, quindi il primo dei ritirati, ultimo in questa classifica, che appunto è ritirato al giro 7 per uno scontro contro il barriere alla prima curva, in condizioni molto critiche di asfalto asciutto, misto bagnato, che l'hanno messo in difficoltà. Beh ragazzi, questa analisi si chiude qua, episodio numero 11 dell'Analisi Time, molto corta sia questa che il GP che quella d'Ungheria, anche c'era molto da dire, l'ho fatta breve anche perché ho poco tempo. Beh ragazzi, non mi resta che salutarvi e darvi appuntamento con Analisi Time al 26 d'agosto circa, dopo il GP di Spa, e augurarvi, non mi resta che augurarvi buone vacanze. E appunto buon mese di vacanza, ci vediamo a fine agosto. Un saluto dal vostro Philips Senna 1 e mi raccomando, fate i bravi, ma bravi, bravi, bravi.